La scomparsa di Julio Grondona, ex presidente della Federazione Calcistica Argentina, lascia un importante vuoto nel mondo dello sport. L'82enne è morto a Buenos Aires lo scorso mercoledì a causa di complicazioni cardiache. La gente si è subito riversata nelle strade della capitale argentina per rendere omaggio all'ex presidente, che riposerà nel cimitero di Avellaneda, il quartiere in cui era nato. Grondona venne nominata alla guida della federazione nel 1979, un anno dopo il successo nel primo mondiale. Grondona era il presidente anche nel 1986, quando Maradona portò la celeste al secondo trionfo in Messico. Anche Lionel Messi, Juan Riquelme e il presidente della FIFA Sepp Blatter erano presenti al funerale. La presenza di quest'ultimo non deve stupire, visto che Grondona era il suo braccio destro all'interno della massima organizzazione del calcio mondiale. Sentiamo alcuni pareri della gente. Prima che arrivasse Grondona, l'Argentina non aveva vinto niente. Con lui abbiamo ottenuto due mondiali. Per me Grondona no. Grondona non mi è mai piaciuto. Troppe morti, una gestione poco chiara. Non lo apprezzavo. Non mi gustò. Grondona è stato sepolto nello stesso luogo dove riposava la moglie, deceduta nel 2012. Il suo successore in federazione verrà nominato ad ottobre.